Salve raga, oggi non ho la Pixelmon con voi e con me insomma, ma abbiamo ho scelto di usare la oddio come si chiama? La block, la Dragon Block C, è la mod di Dragon Ball di Minecraft. Andiamo a creare il nuovo mondo, diciamo terra, così tanto per, e creiamo il mondo. Taglio per un momento mentre carica. Ok, ci ha creato il mondo, eccoci qua. E questo cos'è? Ah, questi sono quei mostri che evocavano dalla terra Nappa e Vegeta, non so se ricordate. Ora, io non so, non ho mai giocato a questa mod e da quanto ho visto dovrebbe essere molto bella, molto ben fatta. È la prima volta che ci gioco, non la conoscevo, ho letto un commento di un utente e ho voluto provarla. Ora, come al solito, mi lagga un po', aspettate un secondo, facciamo... Wow, questo attacca. Non lo sapevo. Speriamo non sia molto forte. Non voglio morire appena entrato, ragazzi. È forte, non muore. Mi sta anche massacrando. Non se ne va. E poi via. No. Vai via. Ragazzi, ci vuole uccidere. Muori, muori. Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Per fortuna. Per fortuna. Allora, sbrighiamoci un attimo. Trasformiamo questa legna. Qui che c'è, cosa c'è dato? Un fiore, un sabai leftover e l'energia. Ah, ok, ecco l'energia come si prende dai nemici. E ecco come si chiamano i sabai. Infatti sì, ricordavo. Lo ricordavo. Abbiamo sconfitto un sabai. Uccidiamo un maialino per la carne, che ci servirà perché ho visto che sono molto ostici. Questa serie già mi piace perché è molto più attiva, diciamo, della Pixelmon, molto più divertente. Allora, prendiamo un po' di terra, così tanto per, e io direi di scavare qualcosina. Facciamo la crafting table come al solito. Ok, facciamo delle stecchette e facciamo un piccone. Ok, farei anche un no, ho sbagliato, al contrario. Un'accetta. Ok, facciamo subito. Ho paura di morire perché qui non possiamo stare tranquilli. Come avete visto, il serbai era anche molto forte. Dobbiamo farci anche una spada. Craftiamo. Facciamo così. Ok, piccone di pietra. E farei anche una spada. Non so se si può fare. Sì, si può fare. Perfetto. Ok. Scaviamo un po'. Ho provato soltanto da solo a vedere, diciamo, un po' di cose. E gli ho dato solo un'occhiata molto veloce. E sembra molto divertente. Ci sono molti oggetti nuovi, molti oggetti di questa mod. Ok, uccidiamo qualche maiale perché ci serve. Belle bistecche, grazie.
Questo cos'è? Non lo so. Vediamo un po' un attimo cos'è questo. È una... Ah, Dragon Block. Non so cosa serve, dobbiamo informarci. Prendiamo qualche fiore. Non so a cosa serva, quindi vedremo. Anche il Saibai dovrò vedere a cosa serve. Per il momento non lo so. Poi magari le prossime puntate vedremo insieme a cosa serviranno. Uccidiamo qualche altro maiale, poi mettiamo a cuocere le bistecche. Ok. Ecco per esempio una pietra della mod. Ora vi dico come si chiama perché non me lo ricordo. Eccola qui, è la Warrenai Crystal. Io ora non mi dice niente del cartone del manga, insomma, non mi dice assolutamente niente questa cosa. Poi vedrò, cercherò informazioni. Spero che vi piaccia, ragazzi, questa mod. A me mi ispira molto, perché già entrati subito un nemico subito divertente. Poi ho visto ci sono per esempio i capelli da Saiyan e tante altre cose veramente divertenti e molto belle. Ok, facciamo un po' di pietra. Abbiamo preso le prime pietre Warrenai. Penso si legga così, non lo so. Facciamo adesso una fornace. Eccola qui, la cobblestone. Ok, la fornace. Mettiamola qui per il momento. Non abbiamo il carbone, vediamo un po' se c'è in giro. Qui c'è un po' di gravel. Qui non c'è. Dobbiamo farci anche una casa perché penso ci siano anche i zombie, non lo so, credo di sì. Quindi dobbiamo anche sbrigarci. Mentre per la Pixman questi problemi non ce li avevamo, magari avevamo problemi di cibo. Allora, dove facciamo la nostra casetta? Questo è un bello spiazzo. Dovrò anche mettere la Raze Minimap perché per ritrovare la casa è sempre un problema. Sperando che sia compatibile. Non ci ho provato, ci ho pensato soltanto ora. Creiamo uno spiazzo, almeno abbiamo lo possiamo creare la nostra casa. Dobbiamo farci anche un letto. Le pecore per il momento non abbiamo incontrate. Metterei altre un po' qua, poi basta. Prendiamo la cobblestone. Ah, io farei in stile Dragon Ball le case un po' a cupola. Non so se siete d'accordo. Allora vediamo. Facciamo così, allora uno così, uno così, così, così. Certo ci stiamo allargando un po' però. No, scusate.
scusate, così. Poi quando avremo altri materiali magari la cambieremo. Ok, facciamo così. Ci siamo largati troppo, infatti. Andiamo addosso alla montagna. Facciamo così e poi mi restringerei questo così, ok, così così, e abbiamo fatto due spazi. Si sta facendo notte, mi sembra. Dobbiamo sbrigarci assolutamente. Sarebbe assurdo se comparissero tutti i Saibai. Sarebbero troppo, veramente troppo forti. E quindi non voglio rischiare. Sono passato con la casa, lo ammetto, però vabbè. Ok, così alziamola un po'. Niente, faccio qualche errore. Allora, abbiamo finito la pietra. Non ho il carbone, quindi non posso mettere la luce. Mi dispiace. Poi provvederò a prenderne. La prima cosa da fare penso sia la casa, perché se ci sono parecchi mostri siamo spacciati. Ok, facciamo così. Poi faremo un tetto. Allora, vediamo. Lì ci sono i scheletri, infatti. Fortunatamente allora i Saibai non sono i soli nemici. Meglio uno scheletro che un Saibai, perché comunque per ucciderlo, avete visto, ci è voluto molto. Ok, qui creiamo del distacco dal muro, dalla montagna, diciamo. Maiale mi ha messo paura. Distruggiamo velocemente questo. C'è lo scheletro che saltella. Oh, il maiale è morto qui dentro. Allora, mettiamo subito la fornace, la crafting table, mettiamola qui. E proviamo a fare delle porte, se ce la facciamo. Soltanto una. Ok.
Dobbiamo cuocere. Bistecche. Cuociamole un attimo con. Col piccone di legno, tanto non ci servirà più. Allora facciamo così. Lì c'è lo scheletro, dobbiamo stare attenti. Dove è andato? Sta sempre lì. Allora facciamo. Vediamo un po' quante c'è. Una sola. Peccato. Mangiamo tanto. Allora, continuiamo a fare qui. Facciamo un altro piccone. Non abbiamo la legna. Dannazione. Beh, l'importante è tenerci qualche cobblestone. Come al solito piove, tanto per cambiare. Vediamo un po' se ci sono delle piante. Non mi sembra. Un creeper, uno zombie. Ci diamo qualche maialino. Ok, mangiamo. Ok, almeno abbiamo la vita al massimo. Non ci sono piante. Dobbiamo esplorare di più. Ecco, ne una. Anzi, piantiamone un po' quelle che ci hanno dato. Ecco. Andiamo qui. Ecco un creeper. Chissà se ci dà l'energia. Wow. Vediamo un po'. Che cos'è? Ah, un'altra di quella piantina strana. Dragon Block. Non so che sia. Uno zombie. Non so. Ok, ecco la pianta. Le piantine almeno ne piantiamo di nuovo, che qui non vedo molte piante in giro, però comunque esploreremo di più. Ok, dovrebbe stare. Andiamo un attimo a casa, uccidiamo un altro maiale tanto per avere le bistecche. Ok, ci sono i scheletri, io girerei al largo, mi va di morire.
Ecco la casa. Ok. Abbiamo il legno finalmente. L'altro piccone. Ok, facciamo una porta. Oh, lo scheletro scappa. Dov'è lo scheletro? Ecco. Uccidiamo. Via. Mori. Ok. Un zombie. Uccidiamo un altro zombie. Ah. Le spalle. Dove sei questo? Siamo riusciti. Facciamo così. Mettere lì. Ok. Abbiamo fatto un pezzo di casa. Quante frecce ci hanno colpito. Incredibile. Allora. Ragazzi, qui si sta dilungando la serie. Devo staccare. Rifiniamo un pezzo di tetto. E poi ci vediamo alla prossima puntata. Spero che vi piaccia la serie. Col blocchetto nulla. Andiamo un po'. Qui ho messo uno in più, infatti. Ok. Ok ragazzi, io penso che ci salutiamo per adesso. Spero che vi piace la serie e vediamo un po' le prossime puntate cosa succederà. Ecco la nostra mezza casa, diciamo, e alla prossima, ciao!